Bisogna fare presto anche per captare in tempo utile le iscrizioni dei bambini. C'è una nuova urgenza che incombe sulla realizzazione dell'asilo nido a Pagani. Occorre mettere in campo tutte le energie possibili per adeguare al più presto i locali individuati, dopo il definitivo accantonamento dell'idea di impegnare uno stabile all'interno del mercato ortofrutticolo. Il perché lo spiega ai nostri microfoni Porfirio Monda. C'è stata l'assemblea dei sindaci per rimodulare la programmazione dei fondi PAC per l'ennesima volta. Poiché abbiamo avuto la proroga dei termini di spesa al 30 giugno 2021, comunque dovevamo rimodularli. Nel frattempo è intervenuta la decisione del Comune di Pagani di rilocalizzare l'asilo nido, quindi confermando l'investimento per l'asilo nido, e l'hanno rilocalizzato qua a Via Pittoni al piano terra di questa struttura. I sindaci ovviamente hanno accolto e hanno approvato questa nuova rilocalizzazione, precisando che insomma, i tempi ormai sono stretti, cioè, e quindi le attività vanno effettuate, la ristrutturazione va effettuata rapidamente anche per consentire, ma assolutamente sì, perché altrimenti il rischio è che poi non avremo gli iscritti, perché chi tiene i bambini piccoli e deve iscriverli al nido ovviamente lo fa a inizio anno, certamente non alla fine dell'anno, in corso d'anno, quindi noi entro fine novembre, al più tardi entro fine novembre dobbiamo cominciare. Io sono sempre soddisfatto rispetto alle scelte che fanno le amministrazioni, sono soddisfatto quando poi queste scelte si realizzano.